succede praticamente nulla. Gli ospiti sono abili a spezzare le azioni emiatine, talvolta in maniera anche troppo irruenta. I primi due sussulti sono di Gambale al 20°. L'attaccante laziale fallisce un rigore in movimento. Da posizione ottima con il pallone servito da Silvestro. E sempre il numero 9 conclude rasoterra da 20 metri, ma Wroblewski è attento anche nel successivo tiro di Bassini. Il Montespaccato preme, fanno colpevolmente trovare impreparati. La triangolazione Zini-Arras-Remorini porta il numero 10 davanti all'Angelotti e Silvestro non può fare altro che atterrarlo dentro all'area di rigore. Si incarica della massima punizione Arras, che spiazza l'estremo difensore laziale e porta in vantaggio la squadra di Pagliuca. I bianconeri e i miatini risultano ora un po' più tranquilli e, trascinati dall'estro di Zini e dalle scorribande di Sabatini, cercano il raddoppio. Al 31° minuto l'arbitro non fischia un altro penalty kick su Arras, che spalla la porta viene travolto da Dinezza. In chiusura di frazione Zini su punizione impegna l'Angelotti. Dopo il consueto tè caldo si torna e l'arbitro assegna un rigore più che dubbio al Montespaccato. Su calcio d'angolo di Rinaldi, Remorini strattona Dinezza, che in maniera abbastanza plateale cade a terra. Il numero 10 della Pienese viene incredibilmente espulso e Gambale segna, insaccando, il secondo calcio di rigore. Il pareggio è un brutto colpo per i locali, che comunque tornano subito in area di rigore avversaria con Condai, il cui tiro sfiora la traversa. I senesi fuori gioco e lascia Zini colpevolmente libero di insaccare. Il numero 11, ex Arezzo, però tira centralmente e debolmente, invece che tentare fortuna all'angolino. E l'Angelotti respinge. Siamo al minuto numero 76 e gli azzurri hanno ribaltato la situazione. Entra lo Cecco da posizione defilata, ma non impensierisce il portiere. Il sopracitato Cicconi poi non aggancia un pallone in aria in cui sicuramente avrebbe potuto fare male alla retroguardia ospite. La Pienese con le unghie e con i denti conquista un secondo calcio di rigore nel recupero, grazie ad Arras, strattonato visibilmente a 4 metri dalla porta. Il neoentrato Cicconi però calcia centrale e l'Angelotti diventa quindi l'eroe di giornata tra le file laziali. Il match termina quindi sull'1-2. La legge del numero 10 nel giorno in cui tutta la Serie D ha osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Diego Armando Maradona, ha sancito la più celebre legge del contrappasso nantesca. Tanto che a fine partita, in sala stampa, anche il capitano laziale ha affermato con sportività che il rosso diretto per Remorini è apparso un po' troppo esagerato. Gli amiatini rimangono a 5.